non è Portobello Rose nel cuore di Londra, ma Calle Legrenzi a Mestre, anche se l'atmosfera richiama la creatività e l'originalità del mercatino inglese. Un angolo gradevole della città a ridosso di Venezia, dove alcuni personaggi estrosi e pieni di talento non si limitano ad esporre i propri manufatti artigianali, ma le interpretano raccontandoli e creandoli direttamente. Benvenuti a Legrenzi Street Market. C'è voglia da parte del pubblico di acquistare l'oggetto bello, esclusivo, originale, particolare, o semplicemente anche di guardarlo, di gustarsi gli occhi, di essere immersi in tanta creatività che poi diventa espressione di talento e di arte? Sì, diciamo che c'è questa differenza di vedere soprattutto questi prodotti proprio operati al momento, ecco. E tra l'altro noi, essendo qui nella corte, abbiamo anche degli spazi che sono dei negozi sfitti in questo momento, dove diamo visibilità agli artisti. Sto realizzando una catena rosario a mano con delle pietre semipreziose che si chiamano spinelli neri e il risultato è questo qua. Sono delle perle che vengono legate sia da un lato che dall'altro con un filo sottilissimo di metallo placcato oro, che è uno 0,25, un quarto di millimetro. Sono fatte con materiale di recupero, in questo caso erano le tirelle campione dei vellutai, e quindi ho fatto una linea che si chiama Arlecchino ed è fatta con tutti i piccoli pezzi di velluto che compongono le cartelle di rappresentanza dei vari vellutai. E poi abbiamo una linea invece di bijou, che è questa, e sono fatti in camera d'aria tagliata a forbice o smaltata o con degli inserti di pelle cucita. Io fondamentalmente cucio, non esclusivamente, ma fondamentalmente cucio e lavoro solo con materiali di recupero. Il pubblico sta apprezzando questa mostra mercato di creatività? Sì, molto, per fortuna, perché la gente secondo me è stanca di avere le cose tutte uguali, industriali, vuole avere qualcosa di unico, dei pezzi che non trova da nessun'altra parte. A prezzi abbordabili? A prezzi abbordabili, esatto. Infatti la mia scelta è quella dell'ottone proprio per questo, perché l'oro chiaramente ha dei prezzi molto più alti. Come sono realizzati? Allora, sono quasi tutti realizzati con materiali di recupero, dal legno che trovo in riva al mare, al fil di ferro, al ferro che io faccio arrugginire. Sono tutte cose che nascono da cose scartate, diciamo, e da lì crescono le mie cose. Cosa si ispira nelle rappresentazioni? Vedo case, vedo rami che arrivano dal mare, messaggi, cuori. Sì. Allora, prevalentemente diciamo che è la materia che mi dà l'ispirazione, nel senso un pezzo di legno mi dice lui che cosa devo farne di lui, però sono quasi tutti ricordi di bambina, non so se vede, sono quasi tutte cose molto fanciullesche. La mia idea è di ridare vita alle bottiglie semplicemente per così poco, forandole una a una. Spessori diversi, vetri diversi che si trasformano quindi così da una bottiglia lasciata lì in una lampada. Invece della solita lampada noiosa, una lampada simpatica, ricreata su qualsiasi tipologia di bottiglia. Si può anche sempre di più personalizzare, come per esempio questa. E una luce all'interno su un vetro soffiato veneziano, e quindi un pezzo davvero storico, un pezzo importante. E poi un fantastico paralume, un paralume in un lino semplice, un paralume degli anni 60 che regala una luce di altri tempi.